Oggi Roma si unisce a centinaia di migliaia di persone che stanno marciando in tutto il mondo. Ci sono più di 2300 eventi in oltre 150 paesi sparsi per tutti e 5 i continenti. Abbiamo i Masai marciando in Tanzania, passando per Manila, passando per Bogotà, Città del Capo. E c'è un unico grido che in realtà unisce tutti questi cittadini che stanno marciando, cioè quello di chiedere ai nostri politici di accelerare la transizione energetica, arrivare al 100% energie pulite e dire addio ai combustibili fossili. Perché ricordiamo che ci sono già degli stati nord europei che hanno deciso di farlo anche a breve, in giro di 10 anni. Sì, c'è oggi un sentimento e una speranza molto positivo. No? Ci troviamo in una situazione molto diversa rispetto al 2009 a Copenaghen, quindi per tutti questi cittadini che sono in piazza oggi, Parigi è motivo di speranza. Io penso che questa piazza così ricca e così diversa oggi a Roma, ma in tutte le altre parti del mondo, riflette il sentimento e la visione che oggi parlare di crisi climatica significa parlare di crisi sociale, di crisi economica e anche di crisi politica, perché ormai cambiamento climatico non è più un problema che preoccupa solo gli ambientalisti o gli attivisti, è un problema di tutti. Le istituzioni certo che possono cambiare, devono riempire quella distanza che si è creata negli anni con i cittadini. Questo vuol dire essere più trasparenti, dare ai cittadini più accesso ai palazzi, raccogliere le istanze dei cittadini e tradurle, trasformarle in qualcosa che diventi legge e che vada a vantaggio dell'intera collettività. Previsione per il COP21? Allora, la previsione è che noi siamo moderatamente speranzosi se non fiduciosi, diciamo così, nel senso che sicuramente oggi c'è un'attenzione da parte di molti governi maggiore che nel passato. L'altro anno c'è stato un accordo importante anche tra Stati Uniti e Cina in merito all'investimento in innovazione tecnologica nell'efficienza energetica in questo settore. Obama in America ha appena bloccato un altro grosso metanodotto che doveva essere costruito in Alaska, quindi ci sono segnali importanti. La Germania, al contrario dell'Italia, non ha smontato gli incentivi alle rinnovabili, cosa che invece abbiamo fatto noi. C'è una certa consapevolezza. Fiducioso? No, sicuramente fare poco, sono 50 anni che siamo appresso a queste cose e vediamo sempre fallimenti continui senza nessuna cosa migliorativa. Pensiamo che l'anidride carbonica continua a crescere, la popolazione continua a crescere, i consumi continuano a crescere e non vedo quale sia una possibilità di cambiare un trend che è pericolosissimo. Auspichiamo che i governi di Parigi prendano esempio dalle centinaia, dalle migliaia di piazze che in queste ore in tutto il mondo attraverso i propri cittadini stanno chiedendo di fare delle scelte coraggiose per quanto riguarda il clima. E questo però è fondamentale che ci sia una volontà reale del governo. A partire anche dal governo italiano, che purtroppo continua a fare anche delle scelte non in linea con quelle che sono quello che si dovrebbe e che continua a insistere, secondo noi, troppo rispetto a quelle che sono le fonti fossili, danneggiando continuamente invece le fonti rinnovabili, che per l'Italia sarebbero una grande ricchezza non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche economico. Logicamente anche i Greenpeace scese in piazza oggi. Cosa chiedete alla COP21? Chiediamo quello che chiedono tutte le associazioni e i cittadini che sono in piazza, e quindi che i leader riuniti da oggi a Parigi prendano un accordo che sia vincolante, che preveda un obiettivo emissioni zero al 2050, quindi un futuro 100% rinnovabile.
Questo sapete che è difficile grazie anche alle lobby che sono molto potenti, sia del petrolio e del sistema capitalistico. Assolutamente sì, le lobby sono molto potenti, quelle del petrolio, del carbone ma anche del gas. Noi speriamo e siamo fiduciosi che i cittadini inizino a diventare più potenti e più ascoltati di queste lobby, a partire proprio da queste manifestazioni che ci sono oggi a Roma, in tutta Italia e in tutto il mondo. Anche qui la LAV è scesa in piazza per il clima, perché? Beh, perché un grande contributo purtroppo lo danno le produzioni animali, gli allevamenti per la carne, per il latte, per le uova, quindi siamo qui a portare la voce degli animali e anche la possibilità, la necessità ormai, al di là dell'aspetto etico che per noi è fondamentale, anche la necessità ecologica di riconvertire le produzioni animali verso quelle vegetali. Con lo stesso spazio si può dare da mangiare a 8 volte la popolazione mondiale che invece a cui vengono negate le proteine vegetali, dato che ingrassano le bistecche nel nord del mondo. Quindi in questo senso mettiamo assieme diritti degli animali, tutela dell'ambiente e diritti del sud del mondo. Le persone non si rendono conto che la produzione del cibo e che le nostre fattorie sono diventate delle industrie, che se non cambia questo non riusciremo mai a cambiare e a ridiventare sostenibili come eravamo una volta, quindi il cibo è un bel pezzo del discorso. Noi siamo arrivati al punto che il Papa sente il bisogno di fare un'enciclica che è una sorta di programma ecologista, mentre i governi arretrano. Avrei voluto vedere qui anche tutti gli ex ministri dell'ambiente della storia d'Italia, forse era un segno che dovremmo andare oltre le differenze di schieramento, perché il rischio estinzione mi sembra abbastanza grave.